Eccolo, stiamo da mai, ragazzi. Rieccoci quanti in carica infanti, azienda e canale. Un altro bevito insieme. Stamattina possiamo gioire un pochino, quindi mi vedete un bel sorriso stampato, perché ancora una volta Allegri è riuscito a farla nel sacco al povero Sarri, che non riesce a battere la Juve. 1-0 risicato, cortomuso, proprio stellare, con una papera che è onorosa di Maximiliano, su comunque un bel cross tagliato di Kostic, e Bremer con la coppa proprio ha fatto gol, e devo dire che comunque è stato molto opportunista e ha avuto un senso del gol clamoroso, perché girandosi di spalle verso il portiere è riuscito a fare questo scavettino di testa. Quindi diciamo che comunque la vittoria è meritata, perché a livello di punteggio sembra magari un 1-0 così risicato, però guardando le statistiche abbiamo dato 5 tiri in porta, di cui 3 innocui, e il gol più un tiro comunque pericoloso di Ken, che è stato neutralizzato sul primo palo da Maximiliano. E quindi la Lazio è poca roba, veramente poca roba, quindi alla fine secondo me la vittoria era legittima. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi Cinzia, un bacione. Allora, come vi stavo dicendo, la partita si è svolta in maniera molto noiosa. E ho riguardato poi più volte anche gli highlights per rendermi conto di come era andata la supremazia del campo, le occasioni, la percentuale di passaggi riusciti e tante altre cose. E soprattutto una cosa che balza all'occhio è la reazione furiosa di Allegri prima del triplice fischio dell'arbitro, arrabbiandosi come un matto contro Di Maria perché non ha gestito bene un pallone in attacco. E sapete com'è lui? Lui vuole che tiri la palla nella bandierina, oppure ti fai far fallo, alzi la squadra, tiri la palla in tribuna se hai paura. Lui vuole questa gestione qua, e quindi si è arrabbiato e è andato via negli spogliatoi. Atteggiamento da bimbo isterico, però almeno ha dimostrato di tenerci finalmente, di avere una dignità, un orgoglio proprio per la squadra, no? Quindi anche in conferenza è sembrato molto contento, è stato diciamo anche molto più lucido nel parlare di calcio. Per una volta l'ho sentito anche parlare di pallone, di tattica, di soluzioni offensive, di come giochiamo in difesa, dei movimenti dei giocatori, di come la Lazio poteva essere pericolosa se uscivamo male dalla prima uscita, dalla prima pressione. Ha parlato un po' di campo, un po' di rettangolo verde, un po' di pallone, e questo mi ha fatto piacere. Ecco, come vi dicevo, ottima partita di Perin, che ha amministrato in maniera magistrale la difesa, tant'è che ci sono stati pochissimi rischi perché era lui a parlare con i giocatori da dietro, vedendo tutto per bene, no? Quindi sapendo dire esattamente ad Alessandro quando rischiava l'imbucata, chiedendo a Rabiot di aiutare Alessandro dalla parte sinistra. Insomma, è stata una squadra molto compatta, e ripeto, secondo me, e non è un caso, Perin deve giocare titolare. E voi mi direte, ma nelle 8 partite, negli 8 clean sheet che abbiamo fatto, la spesse volte c'era Szczęsny. Non è quello, perché con Szczęsny subivamo molti più tiri pericolosi e abbiamo rischiato molte più volte di capitolare, anche contro Cremonese, Verona e Lecce. Quindi vuol dire che c'è una differenza proprio sostanziale nell'amministrazione della porta e della difesa, e questo è un dettaglio non da poco, ok? Che fa la differenza, perché mi ricordate Buffon, anche a fine carriera, prendeva molti meno tiri in porta rispetto ad altri portieri, perché anticipava e prevedeva i tempi, ok? E questa è una cosa fondamentale. Poi, per quel che riguarda gli altri difensori, direi che sono tutti promossi, e molto bene Locatelli a centrocampo, non me l'aspettavo, così come Fagioli, molto lucido nelle sue giocate. E Vlahovic ha fatto un ruolo di sacrificio, quindi non possiamo neanche giudicarlo in negativo o in positivo, ha fatto quello che gli ha chiesto l'allenatore. Di Maria, solito faro luminoso, che fa giocate straordinarie. Kostic, assolutamente promosso, insieme a Bremer forse i migliori in campo, perché hanno risolto la partita con questa giocata molto bella, e devo dire con un cross a rientrare molto velenoso dalla destra, col suo sinistro tagliente, e con Bremer molto opportunista a infilarsi in mezzo ai difensori e fare questa capocciata che vi dicevo. Quindi ripeto, ragazzi, secondo me, a mio modo di vedere, abbiamo meritato di passare il turno. La Lazio poca roba sia a novembre, quando abbiamo giocato prima del Mondiale, sia adesso. Sarri innocuo nei confronti con Allegri, come vi dicevo, c'è una sorta di timore reverenziale, e non è un fatto di gioco, è proprio una sorta di quasi quasi timore, sì, di paura di incontrare Allegri, quasi non riesce ad affrontare la Juventus. Anche quando è ferita, quando è un animale ferito non ha idee, perché evidentemente questo gioco speculativo dell'unazzerismo, del cortomuso, a un giochista come Sarri dà molto fastidio, perché tu praticamente giochi per non far giocare gli altri, e questo è l'allegrismo, cioè chiusi in difesa, non devi sbagliare un passaggio, anche Cuadrado molto bene perché ha fatto il lavoro di copertura, e poi è stato veramente bravissimo anche
in queste folate improvvise che faceva quando faceva queste sgroppate nella metà campo avversaria, e spesse volte è andato anche quasi al tiro, comunque ha provato degli assist che poi sono diventati soltanto dei tiri centrali per il portiere, però comunque è un giocatore ritrovato che non deve giocare dal primo minuto ogni volta per forza, non deve fare 90 minuti, però sarà sicuramente utile alla causa da qui fino a fine stagione, così come sarà utile Chiesa, che ha fatto molto bene, ovviamente è stato redarguito da Allegri ancora una volta, che gli ha detto a volte sembra un bambino sperduto che non sa dove mettersi in campo, sta migliorando anche in quello. A me è dispiaciuta una dichiarazione del genere, sinceramente, perché vai comunque a dare fastidio a un ragazzo che sta crescendo e che sta mettendo l'anima per questa Juve e fa la differenza, sempre. Quindi non va bene comunque sempre prendersela con certi giocatori e non con altri. E poi niente, direi che vi ho più o meno detto tutti, anche Rabiot ha fatto la sua onesta partita. Non mi sento di dire che nessuno ha fatto male, perché ieri fondamentalmente abbiamo sbagliato poco, anche Perin ha subito un tiro in porta centrale ben bloccato, quindi non ho visto rischi da parte della Juve, una Lazio sterile nonostante avesse tutti i titolari e nonostante comunque abbia avuto la possibilità di ripartire diverse volte, ma noi ci siamo sempre piazzati bene perché avevamo Fagioli che correva per tutto il campo andare a fermare la palla, questo probabilmente gli avrà chiesto Allegri. È un po' in stile basket, no? Quando tu rischi di prendere un contropiede, hai sempre quel jolly, quella lepre, che la chiamano lepre, che è il giocatore che deve sempre andare verso la palla, a costo di fare un fallo tattico, a costo di prendere un fallo e sommarlo fino ad arrivare a 5, che poi viene espulso nel basket, devi fare fallo, perché l'allenatore di solito ti chiede di non prendere punti facili alla difesa, alla tua squadra, quindi questa è la stessa cosa che funziona nel calcio. Se tu vai a fermare il contropiede prima che diventi pericoloso, diventa una superiorità numerica per l'altra squadra, 4 contro 3, 3 contro 2, e a quel punto hai più facilità nel contenere una squadra che gioca di ripartenza o gioca a campo aperto e trova i buchi appena tu sbagli. E la Lazio è bravissima, come ha detto anche Allegri, a livello tattico e tecnico, perché ha dei giocatori che sono dei bei giocolieri, che sanno girare bene palla e danno del tuo pallone, quindi fai fatica a fermarli se riescono a partire bene in contropiede. Quindi ragazzi, niente, spero che si sia comunque trovata un'amalgama, che questa vittoria dia un po' di forza per Salerno, perché sarà una partita difficilissima lunedì, quindi una bella trasferta tosta, perché se ci battono vanno a più uno sopra noi e comincia a diventare veramente difficile la classifica, anche perché, ripeto, se dovessero darci dei punti in più, poi bisogna veramente lottare solo per la salvezza e neanche per le coppe, perché in questo momento anche Allegri si è fatto capire che chi gioca per il quarto posto è Roma, Lazio, Atalanta e Milan, mentre vede Inter e Napoli sicuro ovviamente dei primi due posti, Napoli sicuramente prima e con l'Inter che secondo me, salvo pazzie, dovrebbe arrivare seconda. Ecco ragazzi, questo spero sia stato un bel riassunto chiaro, spero che comunque la furia di Allegri degli ultimi minuti non abbia comunque destabilizzato un po' alcuni giocatori, perché è un atteggiamento che può dar fastidio, soprattutto quando non va neanche a salutare nessuno, a ringraziare i giocatori, non va a salutare l'avversario, l'allenatore avversario. Questa secondo me è una cosa che dovrebbe evitare, bisognerebbe che l'allenatore cominciasse a dare anche un bel esempio alla squadra di stile, no? di comportamento. Ragazzi, grazie della presenza, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me, Danila, come sempre chi volesse essere salutato ve lo faccia sapere nei commenti, chi vuole abbonarsi lo faccia qua sotto in descrizione e chi non si è ancora iscritto, circa un 60% di chi mi guarda, mi raccomando fate questo piccolo sforzo col pollicione e mettete un bel like e un'iscrizione. Ciao ragazzi!